splendide dimore e raffinati ninfei, coralligeno e mosaici policromi, edifici vulcanici e sorgenti termali sommerse. Una realtà complessa e un compito importante: coniugare tutela e fruizione di beni naturalistici ed archeologici unici al mondo. Frammenti della nostra comune memoria, patrimonio inestimabile dell'intera umanità. Di Pozzuoli. Qui tra l'insediamento di Baia e quello di Arco Felice è situato il parco sommerso. Si tratta di un continuum di strutture che iniziano dall'attuale porto e si estendono oltre il canale d'ingresso all'antico lago Lucrino, lungo la ripa puteolana. L'area protetta, creata nel 2002, è affidata alla gestione della Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli e Caserta. Occupa 176 ettari ed è divisa in tre settori: zona A di riserva integrale, la zona B di riserva parziale e quella C di riserva generale. Tutto intorno e sotto di noi un patrimonio unico al mondo, testimonia di un passato in cui sconvolgimenti di natura vulcanica e storia degli uomini che vi hanno vissuto si sono intimamente intrecciati. 2000 anni fa, la linea di costa, in questa piccola tranquilla insenatura, era posta 400 metri circa più a largo e la città era dolcemente distesa intorno a un ampio bacino lacustre, il Lacus Baianus, comunicante con il mare aperto tramite un canale dalle sponde densamente edificate. La bellezza del territorio, il clima mite e la ricchezza di benefiche acque termali avevano fatto di Baia, fin dal primo secolo d.C., luogo di delizie e residenza ambita dall'aristocrazia romana. Alla fine del V secolo, un fenomeno antico di origine vulcanica determinò la lenta e completa sommersione di questi luoghi, che da allora giacquero dimenticati sul fondo del mare, nascosti e custoditi come in uno scrigno segreto. I coni ed i laghi che caratterizzano questo tormentato paesaggio sono il risultato di un intenso vulcanismo risalente a circa 50.000 anni fa, che ancora oggi si manifesta su tutto il territorio con una costante attività bradisismica e geotermica. L'ultima crisi esplosiva nel 1538, quando in una sola notte una terrificante eruzione generò questo vulcano, il Monte Nuovo, distruggendo l'antico villaggio di Tripergole e trasformando ancora una volta la morfologia nell'intera costa tra Pozzuoli e Baia. Così Simone Porzio ne scrisse al viceré Don Pedro de Toledo. Fu questa regione per circa due anni agitata da grandi tremuoti. Poi
all'ora seconda della notte dello 28 di settembre, vedeasi d'un tratto prendere la figura di un monte che nasce, da cui, aperta quasi una bocca, vomitò grandi fuochi et pomici et pietre. Siamo nel castello aragonese di Baia, sede del Museo archeologico dei Campi Flegrei e del Parco sommerso di Baia. Qui, accuratamente restaurati, sono conservati una grande quantità di reperti archeologici, in buona parte rinvenuti su questi fondali per effetto del bradisismo dei Campi Flegrei. Intorno al 1980 cominciò in quest'area una campagna di ricerca e di scavi subacquei che portò allo scavo del ninfeo sommerso di Punta Epitaffio. Le sculture, collocate in un vasto ambiente rettangolare absidato con al centro una grande vasca, rappresentavano una famosa scena omerica, Ulisse che offre una coppa di vino a Polifemo. L'architettura della sala, la ricchezza dei decori e la presenza di busti marmorei raffiguranti membri della famiglia imperiale permisero di identificarlo come il lussuoso ninfeo della residenza dell'imperatore Claudio, fatto costruire nel primo secolo d.C. Continua nella parte sommersa di questo sito straordinario, seguendo un filo d'Arianna che tra archeologia subacquea e biologia marina ci guiderà in un mondo incantato. In questo tratto di costa, il litorale di natura sabbiosa degrada dolcemente, svelando a pochi metri di profondità fondali dove gran parte del substrato solido necessario all'insediamento degli organismi marini è costituito dai resti di manufatti di epoca romana. La luce, filtrando lungo i lievi pendii, favorisce il processo di fotosintesi indispensabile alla vita di organismi vegetali che con l'azione frenante delle fronde proteggono le antiche vestigia dall'erosione dei marosi. Sulle pareti verticali in ombra e nelle fenditure, la vegetazione viene gradualmente sostituita da specie animali che meglio si adattano a condizioni di scarsa illuminazione. Così, in uno scenario singolare, tra le memorie di una città addormentata nel tempo, riesplode la vita. Branchi di donzelle e tordi danzano sciamando tra recessi di murature e cuscini di alghe che, cullate dalla corrente, ondeggiano pigramente. Nel tratto di costa prospiciente l'antico Lido Augusto, l'osservazione aerea e l'impiego di un sonar tridimensionale ad alta risoluzione
hanno confermato la presenza di una struttura portuale sommersa, il Portus Iulius. Resti di muratura in opera laterizia mostrano la caratteristica conformazione interna a mattoni triangolari, tecnica costruttiva usata per aumentarne coesione e resistenza. Canali in terracotta per il deflusso delle acque ancora perfettamente allineati. Iscrizioni marmoree e splendidi mosaici policromi testimoniano la ricchezza e la complessità di questo porto mercantile, realizzato in origine per scopi militari da Marco Agrippa nel 37 a.C. A sud-est di Punta Epitafio, la dimora di Calpurnio Pisone. La villa si sviluppa intorno a una corte rettangolare porticata destinata a giardino, delimitata ad ovest da un colonnato in laterizio. Un lussuoso complesso dove sovente l'imperatore Nerone amava soggiornare. Proprio qui, racconta Tacito, stanchi delle sue scelleratezze, i congiurati ne decisero la tragica sorte. Appena più a sud, la villa a Protiro, cosiddetta per la originaria presenza nel vestibolo di un arco sorretto da colonne. Brandelli di mura, sospensure dei pavimenti termali e un mosaico ancora perfettamente conservato che un tempo ornava l'atrio. Il nostro viaggio continua. 800 metri più ad est, verso la secca fumosa, una serie di piloni a base quadrata, ricoperti da alghe e spugne colorate, si stagliano imponenti in un'atmosfera resa irreale dall'incontro tra acqua calda sulfurea che sgorga dal fondo e quella più fredda dell'ambiente circostante. Sedimenti ricchi di zolfo e sbuffi gassosi. Il respiro profondo del vulcano emerge dalle viscere della terra. Un habitat particolare in cui migliaia di colonie di batteri popolano un paesaggio primordiale colorato di bianco. Appena più a largo dei confini del parco, sulle secche modellate dalla forza dei vulcani, l'habitat si arricchisce di una delle comunità più belle e complesse che popolano il Mediterraneo, il coralligeno. Quella del coralligeno è una comunità di notevole interesse biologico e naturalistico, costituita da una grande diversità di specie animali e vegetali che prosperano in condizioni di correnti regolari e continue e acque fredde. Una tavolozza ricca di colori, il bruno, il giallo, il verde e il rosso nelle sue diverse e intense tonalità caratterizzano le scenografie naturali di questi luoghi. Così, tra monconi di mura e fusti di colonne, per nulla intimiditi dal peso della storia che li circonda, organismi dalle forme più disparate affermano il diritto alla vita in una lenta, tenace e incessante lotta, lunga milioni di anni.